Voglio, buongiorno. Mo ho sentito l'anto, mo è qua, sto con un furgone. Questo è il furgone. Allora, ti devo dire una cosa. Disse l'anto, questo furgone è ottimo perché posso andare a prendere mio fratello. Gli metto le pedane dietro e lo entro direttamente con la carrozzina dentro. Però mi voglio sentire poi da dietro le urla che mi dice: dove cazzo mi porti questo furgone? Voilà! Capito? No, vabbè, mi sono fatto un po' di risate l'altro giorno con l'anto. Ho detto, beh, vabbè, dai, questo furgone lo dobbiamo tenere perché questo ci serve. Che mettendo due pedane dietro posso far entrare tranquillamente seduto, insomma. Vabbè, dai, guarda. E poi l'anto, se ti vedi quello come ti grida da dietro. Vabbè, dai, era così per scherzare un po'. Sì, vabbè, cuore, il sogno che hai fatto è attinente a questo perché ovviamente, capito, non vediamo l'ora di essere visitato dallo statunitense perché comunque sicuramente lui vedrà che sarà tutto pulito, vedrai, adesso stamattina sicuramente il dono si metterà in moto, eh. Giustamente, cuore, che cosa doveva fare? Cioè, stava dormendo, non è colpa sua, anzi, se avesse la possibilità uscirebbe subito, ma purtroppo le sue condizioni sono non semplici. Fa un poco di fumo sto furgone, cuore, mannaggia la miseria. Beh, vabbè, dai. Senti, e poi niente, no, vabbè, il sogno che ho fatto io, ho sognato San Pio, e no, un cliente, ma solo questo ricordo solo che abbracciava un cliente e diceva che si era fatto frate, insomma, proprio lo abbracciava, e proprio c'era la figura di San Pio, cioè vedevo proprio l'immagine San Pio che abbracciava questo cliente. Niente, c'è cioè nient'altro, eh. Capito qua? Mo adesso sto andando a farmi un caffè. Ho fatto già colazione. Mo mi faccio un caffè oggi. Sicuramente sentiremo novità. A meno che non lo riaddormentano di nuovo, ma non credo. Vediamo un po' quello che dice. Sicuramente, soprattutto, vabbè. Adesso vedremo il fatto della negatività o positività. Speriamo di essere negativi così velocizziamo il tutto. Eh sì, cuore, glielo dissi ieri, dissi prima di trasferirti è giusto che tu venga visitato, insomma. Vediamo, eh sì, così possiamo andare avanti, così nel frattempo che lui magari vede le altre cose che dobbiamo fare. Possiamo andare al Maugiri a riabilitarci, insomma. Vabbè, dai. No, mi fa morire il fatto che hai detto ieri l'anto, no, perché qua mi sono rotto i coglioni e mo chiamo mio fratello, mi faccio venire a prendere, metto la firma, me ne esco, io sono pulito. Vabbè, è giusto, cuore. Però vabbè, dobbiamo finire di curarci, perché quando tu devi uscire non devi entrare più. Sì, andremo a fare i controlli, le cose di routine, insomma, ma niente di che. Babbo, dai, fammi andare a fare sto caffè. E io sono in attesa di sapere, ovviamente, che cosa risulta dal tampone, ma sicuramente loro glielo comunicheranno subito. E anche perché, a quanto ho capito, il contatto con lo statunitense ce l'ha solo lui. Non credo che l'oncologo nostro abbia il contatto. Boh, vabbè, vediamo.
ma non credo, perché il dono quando è, si mette lui in moto, organizza lui il tutto, e vabbè, è fatto così da questo punto di vista. Poi dagli altri punti di vista è cambiato, è cambiato. Vabbè, lo schiaffeggiavi, come a dire, oh, ti vuoi muovere, hai rotto le balle. Va bene, dai, me, cuore, ci sentiamo dopo, dai. Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte.